chilometri percorsi, dei quali 8.000 in bicicletta nell'arco di 16 mesi. È tornato a casa Francesco Magistrali, 37enne di Piozzano, protagonista di un'avventura unica. Una spedizione solitaria in Sud America, dalla Terra del Fuoco al Brasile, senza utilizzare mezzi a motore, solo bicicletta, canoa per discendere un affluente del Rio delle Amazzoni e alcuni tratti a piedi, ad esempio nel deserto del Sale in Bolivia. Dalla nostra redazione lo abbiamo contattato più volte per aggiornare i suoi spostamenti. Da pochi giorni ha fatto rientro a casa e ad accoglierlo, oltre ovviamente alla famiglia e alla compagna, ha trovato le stesse temperature che aveva lasciato in Amazzonia. È stato un ritorno tranquillo e è stato molto utile fare qualche giorno, adesso lo posso dire, quasi in incognita, con telefono spento, email chiusa, poca comunicazione, quindi mi sono dedicato solo alla famiglia. E quindi quello è stato un po' un periodo cuscinetto con cui mi sono giostrato un po' con l'impatto. Un viaggio studiato nei minimi dettagli prima della partenza, volto a conoscere le realtà locali con un filo conduttore, quello del cibo. L'esploratore moderno ha infatti raccolto dati nell'ambito di un progetto legato all'Università Cattolica, proprio nell'anno dell'Expo dedicato alla nutrizione. Lo scopo è stato quello di fare un viaggio nella natura, nell'uomo e di vedere tutto da vicino e tra l'altro con il tema della lentezza, quindi sport ok, bici, a piedi, canoa, kayak, però senza diciamo il peso del cronometro, del chilometraggio, proprio molto tranquillo, con lo scopo più che sportivo di viaggiare lentamente, di entrare come è stato poi nelle case, nei cortili, nelle capanne delle persone. Cosa forse impossibile o più difficile farlo in macchina o figuriamoci in aereo, proprio l'idea di entrare metro dopo metro nelle vite delle persone. È andata esattamente come avevi immaginato oppure cosa si è discostato dal viaggio che avevi previsto? Sicuramente è andata meglio, perché uno si aspetta sempre dei problemi che poi non ci sono stati. C'è stata tantissimi episodi quotidianamente non prevedibili, perché sennò non sarebbe stata nel suo piccolo un'avventura. Per nominarne due, la famosa inondazione che c'è stata a fine febbraio quando sono entrato in Brasile, che mi ha bloccato per un mese e mezzo, quasi due. Non c'è stato tempo, questa è l'altra cosa, di arrivare fino all'Oceano Atlantico come era stato previsto all'inizio. Ma in realtà poi l'ultimo periodo, e tutto quindi ha combaciato perfettamente anche nell'imprevedibilità, l'ho passato, è stato quasi un mese in terra indigena, proprio una zona ufficialmente delimitata dallo Stato brasiliano, in cui ho fatto tante altre mini avventure collegate principalmente proprio alla ricerca sull'alimentazione. E adesso cosa succede? Dici il viaggio continua, tanti progetti? Il viaggio continua perché Esmeralda Expedition è stato un viaggio fino adesso fisico, quindi sì, il viaggio finisce lì, sono appena arrivato, però l'idea di, senza andare nei dettagli, magari alcune cose sono anche tante da vedere, rivedere, alcune top secret, sicuramente di sfruttare tutte le conoscenze, i contatti, il network acquisiti per sostanzialmente lavorare con i temi che sono stati quelli del viaggio, quindi uomo, natura, educazione, food, in tante modalità diverse, però i temi sono quelli lì, con una mission definitiva di educativa, quindi di riuscire a fare in modo che queste esperienze personali e conoscenze possano nel piccolo essere utili ad altri anche qui.